Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo, moltissimo. Diventano genitori di 4 gemelli dopo aver affrontato il dolore della perdita degli altri figli. April e Phil Gardner sono una coppia che dal primo momento in cui si sono visti da adolescenti, sapevano di voler stare insieme per il resto della loro vita. Anche se erano giovani sapevano cosa volevano, impegnarsi e avere una famiglia numerosa, quindi erano entusiasti di essere genitori. La madre voleva una famiglia più numerosa dopo aver avuto 3 figli. Fin da piccoli erano genitori, a soli 18 anni quando hanno accolto la loro prima figlia, Riley, solo poco dopo che Phil ha abbandonato la scuola e si è unito alla Air Force. In poco tempo, iniziò a sentire crampi e nausea che sarebbero diventati sintomi costanti per molti anni. Mi svegliavo di notte con questi dolori lancinanti e lancinanti nel mio basso addome. A volte erano così brutte da farmi stare male fisicamente. Poiché i sintomi persistevano, April è andata dal medico dove le è stata diagnosticata l'endometriosi, una condizione in cui il tessuto che normalmente riveste l'interno dell'utero cresce all'esterno in luoghi dove non dovrebbe essere. A volte provoca problemi di fertilità. April ha avuto 6 perdite e problemi di fertilità prima di dare alla luce con successo i suoi 4 gemelli. Questo divenne un grosso problema per la coppia, che 6 anni dopo subì la prima perdita spontanea. Ho avuto un po' di emorragia e ho visitato il medico, che mi ha detto che avevo avuto una perdita. Non sapevo nemmeno di essere incinta. La coppia concepì poco dopo, nel 2002, il loro secondo figlio, un'altra ragazza che chiamarono Whitley. Quando la bambina aveva 3 anni hanno pensato di darle un fratellino, ma non avrebbero mai immaginato che ci sarebbero voluti 11 lunghi anni per avere un terzo figlio. Sebbene April sia rimasta incinta nel 2005, ha subito un'altra perdita spontanea quando era incinta di sole 8 settimane. April ha commentato: "Non posso spiegarlo. Mi sono svegliato un giorno con la strana sensazione che qualcosa non andava, come un terrore nel profondo dentro di me. È andato avanti per un paio di giorni, finché alla fine non ho potuto ignorarlo e l'ho detto a Phil. È stato molto difficile passare dall'essere davvero eccitati a questo crollo improvviso. C'era una sensazione di affondamento alla bocca dello stomaco quando mi sono reso conto che tutti i piani che avevo fatto non sarebbero stati eseguiti." Nel 2006 aprile ha subito un'altra perdita. Solo quando ha visto un medico ha finalmente scoperto di avere una grave epidemia di endometriosi. Nonostante abbia subito diversi trattamenti, April ha subito 2 perdite spontanee tra il 2008 e il 2010. La prima figlia Riley, 25 anni, Whitley, 19, Jackson, 8 e i 4 gemelli che ora hanno 5 anni. Nel corso degli anni ha provato vari trattamenti per la fertilità, le è stata anche diagnosticata la sindrome dell'ovaio policistico. Nel 2010 ha avuto la sua 6ª sconfitta. Tutti gli aborti sono stati uguali, la strana sensazione che qualcosa non va, poi i crampi e la sensazione di affondamento quando ti rendi conto che il bambino non c'è più. Nel 2012, ha ricevuto un trattamento per la fertilità attraverso l'assicurazione sanitaria offerta dal lavoro di Phil. Dopo diverse iniezioni, ha scoperto di essere di nuovo incinta. Questa volta ha portato a termine il suo bambino, un bellissimo ragazzo che hanno chiamato Jackson, nato nel febbraio 2013. Riker, Talon Bowen è l'unica femmina Berkeley e sono bambini sani e felici. Dopo tutto quel lungo percorso, la coppia pensava di non avere più figli, ma all'inizio del 2015 si sono resi conto della grande differenza di età tra il piccolo Jackson e le sue sorelle,
così hanno deciso di dargli un fratello con cui crescere. Quando sono nati, i loro genitori hanno assegnato loro un colore per poter distinguere le cose di ciascuno. Sono tornati nella stessa clinica per la fertilità e April ha iniziato a iniettarsi follistime e progesterone, rimanendo incinta solo 2 mesi dopo. Ma questa volta non era solo un bambino, ma 6. Sfortunatamente, 2 dei feti non avevano battito cardiaco, quindi April ha dovuto prendere una decisione difficile. I medici mi hanno parlato di una cosa chiamata riduzione selettiva, che sostanzialmente ridurrebbe il numero di bambini per salvare la vita di coloro che avevano le migliori possibilità di sopravvivenza. April e Phil ne avevano passate così tante che anche avere un solo bambino alla fine sarebbe stato un miracolo. Una volta effettuata la selezione, i restanti 4 bambini sono diventati più forti. L'intera gravidanza è stata monitorata e dopo 30 settimane e 2 giorni ha dato alla luce i suoi 4 gemelli. Identificano i bambini per colore: Riker è rosso, Talon è giallo, Bowen è blu e Berkeley è rosa. Attraverso un taglio cesareo, ha messo al mondo 3 ragazzi e una ragazza al Baptist Medical Center East di Montgomery, in Alabama nel 2015. Ciascuno dei bambini ha emesso un piccolo pianto quando sono nati, riempiendo April di sollievo e immensa gioia. Nati prematuramente, hanno ricevuto ossigeno e hanno dovuto rimanere in ospedale mentre si rafforzavano. La vita familiare di April è un po' caotica, ma lei si sente estremamente felice. Dopo 5 settimane, i bambini sono stati mandati a casa a 2 giorni di distanza. Ora sono bambini di 5 anni sani che hanno formato un legame indissolubile. Il primo anno è completamente sfocato, non sto scherzando, ho dormito circa 45 minuti a notte. Ora da un momento all'altro ci sono bambini piccoli per tutta la casa, che corrono, strisciano, rotolano. La vita è assolutamente folle ora. La casa è come un circo, ma non la cambierei per niente al mondo. April vuole che la sua testimonianza offra speranza ad altre coppie che affrontano problemi di fertilità. Non andartene senza condividerlo, Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.